Nakamura. Devo provare. Cinque mesi dopo la sconfitta contro Fondi che è costata l'accesso nei playoff per la Tecnoelettronica Teramo, comincia una nuova stagione sportiva, nuova in tutti i sensi, visto che sono cambiati gran parte dei giocatori della formazione di Marcello Fonti. Comunque sono partiti i giocatori più importanti che erano presenti l'anno scorso nella rosa biancorossa. Via Milosevic e Viskovic arrivano Gabriele, Pagano e Nikosevic per una Tecnoelettronica Teramo molto rinnovata e molto ringiovanita, ma comincia una nuova stagione sportiva anche perché quest'anno la Tecnoelettronica Teramo è stata trasferita dal girone C al girone B e quindi sarà chiamata ad affrontare le formazioni del centro nord Italia. Quest'oggi per esempio arriva qui al Pala Giorgio Binchi di Teramo la Teraquilia Carpi, una tra le formazioni più accreditate per la vittoria dello scudetto, ma andiamo immediatamente dalle formazioni che affronteranno questo incontro. Il Teramo si schiera con il numero 1 Matteo Di Marcello, 2 Leodori, 4 Barbuti, 6 Gabriele, 7 Santucci, 8 Murri, 9 Nikosevic, 16 Collevecchio, 13 Valeri, 14 Vaccaro, 17 Lodato, 21 Pagano, 23 Bellia, 97 Di Giulio. Risponde invece il Carpi con il numero 16 Baschieri, 1 Malavasi, 24 Basic, 5 Di Matteo, 8 Fontanesi, 25 Marrochi, 14 Dicevamo prima di questo minuto di raccoglimento, 14 Molina, 2 Piccinini, 6 di Pieracci, 18 Polito, 13 Sperti, 10 Toicic, 19 Zoboli, Davide e 20 Marco Zoboli, allenatore Serafini. Dicevamo minuto di raccoglimento che è arrivato per ricordare la memoria del pilota Paolo Zantelli, che è tragicamente scomparso domenica scorsa sul circuito dell'Idroscalo di Milano durante la gara del campionato europeo di Formula 2. È cominciata intanto la gara, siamo dopo 30 secondi sono passati, Teramo che in attacco in maglia rossa dalla destra verso sinistra rispetto al vostro punto di osservazione, perde palla Murri che commette fallo in fase di palleggio, riparte subito in contropiede Carpi che attacca in maglia bianca con il passaggio sull'ala destra per il numero 14 Molina, che non inquadra lo specchio di porta, quindi si salva Teramo che può tornare
in attacco, manovra il numero 14 Vito Vaccaro per Biagio Pagano da questi a Nikocevic, due dei nuovi acquisti di Teramo, palla che arriva per Santucci, per Murri, il tiro e il gol per Teramo che quindi passa in vantaggio 1-0 dopo 1 minuto e 20. Cerca di rispondere Carpi che guadagna un tiro di rigore per un fallo di Leodori ai danni dello straniero di Carpi, uno dei due stranieri. Va intanto sul punto di battuta dai 7 metri il numero 10 Tojicic, il tiro e il gol del giocatore prelevato dall'Alali in Qatar. Tojicic e Basic erano compagni di squadra l'anno scorso nella squadra catariota. Arriva quindi il pareggio per Carpi, 1-1 il tiro di rigore di Tojicic quando mancano 27 minuti e 48 secondi alla fine di questo primo tempo. Vaccaro prova a sfondare, non ci riesce, deve tornare da Murri, da questi il tiro di Pagano e il gol. Arriva intanto anche il cartellino giallo nei confronti ai danni del numero 21 di Carpi, anzi scusate, si tratta del numero 24 di Carpi, Basic. 2-1 per Teramo, il gol che è stato segnato da Robertino Pagano, prelevato giusto un mese fa dalla Lazio. Va in attacco Carpi, nuovo tiro di rigore, questa volta la trattenuta e fatta da Gabriele che va fuori per 2 minuti, tiro di rigore 2 minuti per nei confronti di Gabriele, il capitano del Teramo va subito fuori per questa trattenuta, nuovo tiro di rigore quindi per il Terraquiglia Carpi. Sul punto di battuta va ancora Tojicic, che ha quindi l'opportunità per segnare ancora, ci riesce, nulla può Matteo Di Marcello, secondo gol per il numero 10 carpigiano. Italo croato, ricordiamo, ha giocato nel Zagabria Sisak e nel Bosna Gas, nel suo curriculum c'è anche un'esperienza nella Champions League. Attacca da quest'altra parte Nikocevic, Vaccaro, Biagio Pagano, Robertino Pagano, scusate, commette fallo il numero 5 Di Matteo, cioè si riprenderà con una punizione in favore di Teramo. Murri è costretto a tornare indietro ma subisce fallo, arriva il fischio da parte dell'arbitro, ricordiamo coppia arbitrale composta da Simone Monitillo di Altamura. C'è il tiro di Nikocevic chiuso dalla difesa di Carpi, può contare su una grossa potenzialità fisica, difesa di Carpi che però nulla può su questa conclusione bassa sotto mano di Robertino Pagano. 3-2 per Teramo quando sono passati quasi 5 minuti. 3-2 per Teramo che dimostra almeno in questo avvio di gara di poter giocare alla pari contro una delle formazioni più forti del campionato. Arriva nel frattempo il pareggio, stacca il solito Tojicic e insacca di prepotenza all'angolo basso alla sinistra di Matteo Di Marcello. 3-3 dopo 5 minuti, perfetta situazione di equilibrio. Teramo comunque che dimostra di potersela giocare, ripetiamo, va al tiro Vaccaro con una girella, pallone che però sfila larga alla sinistra del palo difeso dal portiere di Carpi. Arriva nel frattempo l'ammonizione nei confronti del giocatore ex conversano Sperti. Si riprende il gioco, palla in mano a Carpi che adesso può manovrare. Sperti, Molina, Marrocchi, nazionale italiano ricordiamo,
anche lui ex conversano, va al passaggio in profondità verso il numero 10 di Carpi, pallone che però non giunge a destinazione. Teramo può ripartire ma perde palla, arriva però un fischio arbitrale per un'invasione in fase di difesa da parte di un giocatore di Carpi. Teramo che quindi può ancora gestire questo possesso in fase offensiva, si riprenderà con questa battuta dai 9 metri. Nikocevic, pallone in profondità per Vaccaro che non giunge a destinazione, arriva in questo momento la palla tra le mani di Vaccaro. Nikocevic, il tiro, c'è la parata comunque del portiere di Carpi, Malavasi. Carpi che quindi può difendersi e ripartire con il numero 10 Toicic che insacca in qualche modo, un po' ingenuo in questa occasione, il portiere di Teramo. Non c'è un attimo di sosta in questo avvio, arriva l'immediato pareggio di Vaccaro a conferma di quanto dicevamo in precedenza. 4 pari, 4 gol di Toicic da una parte, invece per Teramo hanno realizzato 2 gol Pagano, 1 Vaccaro e 1 Murri, una sorta di Toicic contro tutti, almeno in questo avvio di gara, in questi primi 7 minuti. Toicic, ancora lui, apre questa volta sull'altra fascia per il numero 14 di Carpi, Molina, che penetra e segna. 5-4 quindi per il Terraguglia Carpi. Carpi che dimostra di avere delle grosse qualità sotto il profilo fisico, ci sarà quindi gran lavoro per la difesa di Teramo. Teramo che adesso attacca con Nikocevic, Murri, ancora Nikocevic, Pagano, Nikocevic, tentano di dialogare, c'è il pallone in profondità per Robertino Pagano che viene chiuso, può ripartire quindi il Terraguglia Carpi, c'è però la provvidenziale chiusura di Nikocevic. Teramo che riparte in contropiede con Murri, il tiro e il gol di Teramo, 5 pari. Dopo 8 minuti Toicic adesso manovra per Carpi, subisce fallo il giocatore ex Alali, c'è tiro dai 9 metri per la formazione emiliana. Toicic, Marrocchi, da quest'altra parte Molina, ancora Marrocchi, dialogano i giocatori di Carpi, tentano adesso una combinazione sull'ala destra per Sperti che va al tiro ma viene chiuso con la coscia dal portiere Matteo Di Marcello. Teramo quindi può ripartire. Pagano sull'ala sinistra per Vaccaro, Nikocevic da quest'altra parte sulla destra per Leodori, il tiro viene però chiuso, era buona questa intenzione dell'ala destra di Teramo, il suo tiro però è stato chiuso con il corpo da Malavasi che in questo avvio di gara si è reso protagonista di un paio di belli interventi. Da quest'altra parte c'è la penetrazione, il tiro di Sperti che va a segno, passa nuovamente in vantaggio quindi il Carpi con il primo gol dell'ala destra, Carlo Sperti, prelevato in estate dalla formazione emiliana, dal Conversano. 6-5 per Carpi in questi primi 10 minuti, ma Teramo che ripetiamo sta giocando alla pari. Adesso c'è Murri che manovra, viene trascinata a terra, ci potrebbe stare un cartellino giallo nei confronti del giocatore di Carpi, si tratta del numero 10 Toicic, l'arbitro comunque lascia proseguire senza alcuna sanzione disciplinare. Teramo quindi può ripartire in possesso palla. Nikocevic, Vaccaro per Robertino Pagano, ancora Nikocevic sull'ala sinistra per Vito Vaccaro che non riesce ad andare alla conclusione, viene chiuso fallosamente, resta a terra dolorante al basso ventre, colpito duro il giocatore siciliano della Tecnoelettronica Teramo che ricordiamo durante quest'estate è stato protagonista con la maglia azzurra dell'Italia ai giochi del Mediterraneo. Italia che ha ben figurato nella manifestazione. Nulla di grave per il giocatore biancorosso che si rialza proprio in questo momento, un colpo ma siamo sicuri che continuerà a giocare, lui che è un lottatore
un leone che non si arrende mai. Tiro di rigore per il Teramo. Alla battuta c'è Marcello Gabriele, ex capitano del Città Sant'Angelo, ha l'occasione per realizzare la prima marcatura con la maglia della Tecno Elettronica. Arriva in questo momento la battuta, il tiro, però c'è la parata di Malavasi che si supera con il piede, impedisce a Teramo di pareggiare. Il punteggio resta quindi sul 6-5 in favore del Terraquiglia Carpi. Errore dal dischetto per Marcello Gabriele. Carpi che quindi può manovrare nuovamente sull'ala, il pallone al centro per Toicic che non ha nessun problema ad insaccare. Anzi, scusate, si tratta di Basic, il marcatore Basic, il numero 24 Basic, prima marcatura dell'incontro per lui. Carpi si porta sul 7-5 dopo 11 minuti, prova a piazzare un break la formazione emiliana. Teramo che adesso sarà chiamata a reagire, manovra Murri, commette però infrazione in fase di palleggio, può ripartire il contropiede di Carpi che serve sull'ala sinistra il numero 5 di Matteo che subisce fallo, arriva l'ammonizione nei confronti di Robertino Pagano. Punizione dai 9 metri per il Terraquiglia che adesso manovra con Marrocchi, Molina, Basic, subisce fallo in questo momento il giocatore emiliano, c'è punizione dai 9 metri. Ci potrebbe stare in questo momento una chiamata per una irregolarità di Carpi. L'arbitro comunque lascia proseguire, arriva la marcatura sul proseguo dell'azione da parte del numero 5 di Matteo. 5-8 per Carpi che adesso riconquista anche palla in fase difensiva. Carpi che si porta sul più 3, adesso può manovrare anche in fase offensiva. Ci arriva comunque la parata di Matteo Di Marcello sul tiro da lontano di Toicic. La palla comunque resta in mano al Terraquiglia che adesso manovra. Molina sull'ala destra per Sperti. La difesa 6-0 di Teramo tenta di trovare un modo per resistere agli attacchi della formazione di Carpi. Bravo in questo momento il portiere Di Marcello nel parare il tiro di Toicic. Riparte il contropiede di Teramo con Nikocevic per Vaccaro, sull'ala destra per Murri, il tiro, il gol di Luca Murri che fino a questo momento è il miglior marcatore di Teramo con 3 gol. Teramo che si rifà sotto 8-6 quando sono passati 13 minuti di gioco. Carpi torna in avanti, dicevamo adesso Marcello Fonti sta cercando qualche soluzione difensiva diversa, si sta passando ad una difesa 5-1 con Nikocevic che tenta di fermare in partenza le azioni di Marrocchi. Si perde intanto questa azione offensiva di Carpi, Teramo può ripartire in contropiede. Murri per Robertino Pagano. Arriva intanto un fischio arbitrale per una trattenuta ai danni di Nikocevic da parte del solito Toicic che tenta di far valere questa volta scorrettamente la propria forza fisica. C'è tiro da 9 metri per Teramo, Nikocevic per Gabriele, Pagano Gabriele, manovra sempre sull'asse centrale la formazione di Teramo. Murri per Pagano, Teramo che tenta di far muovere la difesa di Carpi. Arriva intanto un fischio arbitrale, una sanzione di 2 minuti nei confronti di un giocatore di Carpi a causa di una spinta su un giocatore attaccante di Teramo. Si tratta del numero 24 Basic a finire in panchina con una sanzione di 2 minuti quando siamo adesso giunti al 14esimo, quindi il giocatore rientrerà
al 16esimo. Arriva intanto il tiro di Murri, che subisce fallo in fase di tiro. Altra sanzione di 2 minuti, questa volta per il numero 10 Tojicic. Carpi quindi, che per i prossimi 2 minuti dovrà difendere con ben 2 uomini in meno. Teramo ne dovrà approfittare assolutamente. C'è un tiro di rigore in favore di Teramo. Teramo che quindi può subito accorciare il punteggio quando mancano 15 minuti e 54 alla fine di questo primo tempo. Primo tempo sostanzialmente equilibrato. Dai 7 metri c'è il tiro di Vito Vaccaro. Vaccaro contro Malavasi. Il tiro e il gol. 8-7 per Teramo, che adesso potrà usufruire di una doppia superiorità numerica. Vedremo se la formazione di Marcello Fonti sarà in grado di approfittarne. C'è una marcatura su 2 uomini di Carpi. Carpi che adesso serve sulla fascia il tiro di Pieracci, che sbaglia, colpisce il pallo, riparte il contropiede da quest'altra parte di Leodori. Il tiro, il pallonetto, il gol. Pareggio di Teramo, 8-8. Teramo quindi ricuce nel giro di appena 1 minuto e mezzo la doppia inferiorità, il doppio svantaggio in punteggio. Arriva in questo momento uno sfondamento da parte di un giocatore di Carpi. Teramo che quindi riconquista palla e può ripartire in fase offensiva. Nikocevic, Pagano sull'ala sinistra per Vaccaro. Nikocevic, Murri da quest'altra parte per il pallonetto, il gol di Vito Vaccaro. +1 Teramo. Teramo che passa per la prima volta in vantaggio. Mancano 14 minuti e 26. Arriva intanto il primo time out chiamato dalla panchina di Terraquiglia Carpi da parte dell'allenatore Davide Serafini. Noi ne approfittiamo per fare un riassunto di questi primi 16 minuti di gioco. 16 minuti che hanno visto una buona Tecnoelettronica Teramo, che se la sta giocando alla pari con una delle formazioni più forti dell'intero torneo di prima divisione nazionale. Ricordiamo Terraquiglia Carpi che nell'estate, durante l'estate, si è rafforzata con gli arrivi di Baschieri, Tojicic e Basic, per fare alcuni nomi. Teramo che sta giocando alla pari e che negli ultimi minuti ha approfittato di una doppia superiorità numerica per portarsi per la prima volta in vantaggio. Punteggio che adesso vede la formazione di Marcello Fonti in avanti, +1, 9-8. E ha in vantaggio anche di 2 uomini, visto che il numero 10 Tojicic e il numero 24 Basic rientreranno tra 20 secondi. Quindi ancora 20 secondi per Teramo di superiorità numerica. Arriva in questo momento il fischio da parte degli arbitri Simone e Monitillo, però interrompono tutto. Si dovrà ricominciare nuovamente. Arriva in questo momento il fischio di ripresa del gioco. Teramo in aggressione alta sul portatore di palla di Carpi, che va in profondità per Pieracci, che perde nuovamente il possesso della sfera. C'è una fase abbastanza confusa in questo momento. L'arbitro lascia proseguire su un intervento da terra di Molina, che trattiene la palla. Rientra nel frattempo il numero 24 Basic. 2 minuti per un fallo di Leodori ai danni dell'ala sinistra di Carpi, quindi va fuori per 2 minuti Andrea Leodori. Tra 2 secondi il Carpi tornerà in parità numerica, anzi in superiorità numerica.
è rientrato proprio in questo momento il numero 10 Tojčić, che manovra Molina. Tojčić prova ad andare in profondità, allarga poi per, nuovamente per Molina, perde il possesso della sfera. Tojčić, ci potrebbe stare un passivo, arriva in questo momento, allarga intanto Carpi sulla fascia sinistra, il tiro e il gol del numero 5 Di Matteo, secondo gol per lui. Carpi si riporta in parità 9-9. Teramo che adesso dovrà attaccare con un uomo in meno, ricordiamo i due minuti ai danni di Andrea Leodori per quel fallo che è stato sanzionato in precedenza su Di Matteo. Robertino Pagano allarga per il neo entrato Barbuti, interrompe tutto l'arbitro, arriva in questo momento un fischio ai danni di Vito Vaccaro. C'è possesso palla per Carpi. Molina va in profondità, commette però un'infrazione di passi, tutto nullo, il suo tiro non è da considerare valido. Teramo quindi può difendersi e ripartire. Nikolcevic, Gabriele, Vaccaro per Robertino Pagano, Nikolcevic sull'ala destra per Gabriele. Marcello Fonti si fa sentire dalla panchina invitando i suoi giocatori ad uscire, a non dare riferimenti in mezzo all'area ai difensori, alla difesa di Carpi. Arriva una punizione, Teramo che può ripartire. C'è il primo time out chiamato dalla panchina di Teramo, ci vuole riflettere su Marcello Fonti. 12:03 alla fine di questo primo tempo, 9-9 tra Tecnoelettronica Teramo e Terraquiglia Carpi, partita assolutamente in equilibrio, la Tecnoelettronica Teramo sta ben figurando. Vediamo Marcello Fonti in panchina, tutto sommato tranquillo e sereno, sicuramente soddisfatto dalla prova offerta fino a questo momento dai suoi ragazzi. Invita alla calma invece l'allenatore di Carpi, Davide Serafini. Si riprenderà con il possesso palla in favore di Teramo, che tra 7 secondi tornerà in parità numerica quando mancheranno 11:56 alla fine di questo primo tempo. Rientrerà in campo Andrea Leodori, l'arbitro si attarda per segnalare alcune cose al tavolo dei cronometristi. Arriva in questo momento il fischio, si riprende Nikolcevic, Teramo che manovra, 9-9, 11:56, rientra in questo momento anche Leodori, Teramo che torna in parità numerica. Nikolcevic manovra al limite dei 9 metri per Robertino Pagano, il tiro in sottomano e la parata del portiere Malavasi, può ripartire la formazione di Carpi. Si interrompe comunque il gioco per permettere ai giocatori di Carpi di asciugare il pallone. L'arbitro richiama l'attenzione degli inservienti presenti qui al palazzetto, al Pala Giorgio Binchi. Entra un ragazzo per pulire il parquet. Può riprendere adesso il gioco, possesso palla in mano al Terraquiglia Carpi, 9-9, 11:30 alla fine di questo primo tempo. Tojčić per Di Matteo, nuovamente a Tojčić, Teramo che adesso marca uomo sul numero 24 Marrochi, fa tutto Di Matteo,
il giocatore di Carpi decide di penetrare, di risolvere lui la situazione, realizza il suo terzo gol, 9-10 per Carpi, che dopo un momento di difficoltà rimette la testa avanti, più uno per la formazione emiliana quando mancano 11 minuti alla fine. Vaccaro, Nikočević, ancora bocca asciutta il giocatore montenegrino, fino a questo momento mancano i suoi gol in fase offensiva. Vaccaro perde palla, ne approfitta la formazione di Carpi che va in contropiede con il numero 24 Basic, recupera comunque Gabriele per Vaccaro, da questi sulla sinistra per Bozidar, Nikočević che tira addosso a Malavasi. Errore ingenuo questo da parte del giocatore montenegrino, riparte immediatamente il contropiede di Carpi che segna con il numero 24 Basic, più 2 Carpi. Teramo che poteva andare sul pareggio, invece la formazione biancorossa si ritrova sul meno 2, molto ingenuo nell'occasione precedente Nikočević. Il giocatore montenegrino ha fallito un contropiede sul ribaltamento di fronte, è arrivato il gol di Basic. Teramo quindi che si ritrova sul meno 2, 9-11, manovra la formazione biancorossa di Marcello Fonti, sempre con Nikočević che subisce fallo, una trattenuta all'altezza del petto. C'è tiro da 9 metri per il Teramo, battuto dal neoentrato Lodato. Manovra Nikočević che subisce fallo. L'arbitro fa rettificare la posizione della difesa di Carpi, riprende il gioco. Nikočević non riesce a staccare, c'è il fallo di Carpi, nuovamente un fallo da parte della difesa in maglia bianca, della squadra in maglia bianca. Nikočević, c'è passivo per Teramo che deve andare al tiro con Nikočević che però non riesce a concludere, scade quindi il tempo a disposizione per l'attacco di Teramo che non sa approfittarne, riparte Carpi, siamo sul 9-11, 8-40 alla fine di questo primo tempo. Tojičić cerca adesso di ragionare la formazione emiliana, abbassa il ritmo in fase offensiva, c'è un fischio da parte dell'arbitro, 2 minuti ai danni di Robertino Pagano. Non abbiamo visto, dobbiamo essere sinceri, il fallo fischiato ai danni del numero 21 in maglia rossa, probabilmente una trattenuta al petto. Riprende il gioco il Terraquilla Carpi, manovra la formazione emiliana in fase offensiva, il tiro e il gol del solito numero 10 Tojičić, quinta marcatura per lui, più 3 Carpi che allunga nel punteggio. Teramo che adesso prova a ripartire, Marcello Fonti si gioca la carta, anche la carta Santucci. Gabriele, Nikočević prova ad entrare, non ci riesce, deve scaricare per Murri, da questi a Gabriele, c'è passivo nuovamente per l'attacco di Teramo che deve andare velocemente al tiro. Nikočević non conclude anche questa volta, subisce comunque fallo, c'è nuovamente la battuta, il tiro di Gabriele, il pallone finisce direttamente fuori, può disimpegnare quindi la difesa di Carpi. Nikočević, dobbiamo essere sinceri, abbastanza deludente fino a questo momento. Da quest'altra parte bravo Matteo Di Marcello sul tiro di Tojičić, riparte il contropiede di Vaccaro che subisce fallo, viene addirittura alzato di peso dal parquet, l'arbitro non sanziona nessuna, non assegna nessuna sanzione disciplinare. Teramo che quindi può giocare in fase offensiva con Vaccaro adesso sull'ala sinistra, il tiro, anzi la spinta proprio in fase di tiro ai danni del numero 14 che protesta
richiedendo un 2 minuti ai danni del giocatore di Carpi. Teramo che continua ad attaccare con Gabriele, il tiro, la parata di Malavasi che adesso può far ripartire l'azione in contropiede dei propri compagni. Stojčić per Molina, il tiro e il gol, allunga ancora Carpi 9-13, parziale di 4-0 in favore, anzi di 5-0 in favore della formazione carpigiana, che dal 9-8 in favore dei biancorossi di Marcello Fonti si ritrova adesso sul più 4, 9-13. Manovra Gabriele Vaccaro, Robertino Pagano, probabilmente il migliore fino a questo momento dei suoi, allarga sulla destra per Santucci, il tiro e la parata di Malavasi che abbassa nuovamente la saracinesca, si riprende con una rimessa in favore di Teramo che adesso manovra con Gabriele Pagano sull'ala sinistra per Vito Vaccaro che subisce fallo. C'è tiro da 9 metri per Teramo, lodato, la batte questa punizione, manovra in questo momento Murri per Robertino Pagano, ancora Murri, non riescono a concludere in zona centrale i biancorossi, ci prova Lodato che viene però trattenuto, c'è punizione dai 9 metri in favore della formazione biancorossa, tenta la penetrazione Gabriele, ancora fermato con una trattenuta, arriva la chiamata di passivo della coppia arbitrale Simone Monitillo di Altamura. Vaccaro prova a concludere in penetrazione, viene fermato in maniera fallosa, c'è il tiro, il gol in questo momento di Vito Vaccaro, battuta velocemente da Lodato questa punizione, il tiro e il gol di Vaccaro, un po' ingenua la formazione di Carpi che subisce il gol. Teramo interrompe quindi questo parziale di 5-0, punteggio che adesso è sul 10-13 quando mancano 4 minuti e 05. Stojčić centralmente stacca, viene fermato da Vito Vaccaro che prova a ripartire in contropiede, l'arbitro comunque assegna una punizione in favore di Carpi, si riprenderà con una punizione dai 9 metri. Stojčić per Basic, tenta il servizio al centro subisce fallo, si riprenderà con un tiro da 9 metri. Carpi va adesso al tiro al gol con il numero 25 Marrocchi, primo gol per lui, sempre più 4 per Carpi quando mancano 3:17 alla fine della gara, di questo primo tempo scusate. Gioco che viene interrotto per un contatto all'interno, al limite dell'area di Carpi, Lodato finisce fuori con una sanzione di 2 minuti. Finisce fuori con una sanzione di 2 minuti anche il numero 25 Marrocchi, 2 minuti quindi per entrambi i giocatori protagonisti di questo episodio, il numero 25 di Carpi Marrocchi e il numero 17 di Teramo Francesco Lodato. Protesta il pubblico presente qui al Pala Giorgio Binchi, richiede un rosso diretto nei confronti del numero 25 di Carpi, l'arbitro non è stato di questo avviso. 2 minuti per entrambi i giocatori protagonisti dell'episodio descritto in precedenza, si riprende con un tiro dai 9 metri per Teramo. Teramo che adesso è sotto, ricordiamo 10-14, mancano 3 minuti e 14 secondi alla fine di questo primo tempo. Pagano, Murri, Gabriele Pagano nel ruolo di centrale, si fa rubare palla il giocatore
di Teramo, riparte in contropiede solitario il numero 5 di Matteo, che realizza senza problemi. Più 5 Carpi, 10-15, sta allungando adesso la formazione emiliana, massimo vantaggio per il Terraquiglia. Nikocevic tenta una penetrazione, viene fermato irregolarmente. Teramo si mantiene in attacco con Vito Vaccaro. Pagano, il tiro, il gol. L'arbitro ferma intanto il cronometro, 2 minuti nei confronti di Sperti. Quindi terzo gol per Pagano, 2 minuti a Carlo Sperti, ex conversano. Undici a 15 in favore di Carpi, più 4, ma Teramo che sta giocando generosamente, dobbiamo essere sinceri, manca forse l'apporto in termini realizzativi di Božidar Nikocevic, altrimenti la formazione di Marcello Fonti sta giocando un primo tempo tutto sommato positivo. Peccato per quel break subito a cavallo del 20esimo, un 5-0 che sta facendo la differenza fino a questo momento, ma c'è comunque tutto il tempo per recuperare, bisogna comunque difendere forte come in questo momento. La penetrazione, il tiro e il gol da parte del numero 6 Pieracci, prima realizzazione per lui. Carpi che allunga nuovamente, 11-16, si dispera Vito Vaccaro proprio qui vicino alla nostra postazione, ne ha perfettamente ragione, ha perfettamente ragione, visto che in questo momento Teramo avrebbe potuto e dovuto difendere meglio. Teramo che adesso va all'attacco con Vito Vaccaro, il tiro, il gol in pallonetto, e bravo Vaccaro a realizzare, quinta marcatura per lui in termini di gol, sicuramente il migliore della formazione di Marcello Fonti, di gran lunga il migliore. 5 gol per Vaccaro, 3 per Pagano, quest'ultimo autore di un'ottima prestazione. Pieracci da quest'altra parte, manovra per Carpi che allarga sulla fascia destra per Molina, che perde in questo momento palla, riconquista il possesso Teramo che riparte in contropiede con Pagano. Nikocevic per Vaccaro, il tiro, il gol, la girella, la solita girella di Vito Vaccaro. Sesto gol per lui, Teramo che accorcia ancora, 13-16, più 3 Carpi, ma Teramo che sta spingendo sull'acceleratore nel tentativo di rientrare il più possibile nel punteggio. Tojicic per largo per Sperti, il tiro e la parata di Matteo Di Marcello, bravo in questo momento il portiere biancorosso a chiudere lo specchio di porta. Riparte il contropiede di Teramo che però non riesce a concludere entro gli ultimi secondi. Finisce quindi, arriva la sirena che segnala la fine di questo primo tempo, finisce 13-16 in favore di Carpi questo primo tempo, un primo tempo che ripetiamo è stato ben giocato da parte della formazione di Marcello Fonti. Peccato per un parziale di 5-0 a cavallo di 10 minuti, per il resto la formazione biancorossa si è ben difesa al cospetto di una delle formazioni più accreditate dell'intero campionato. Per questo primo tempo è tutto, a risentirci per i prossimi 30 minuti. Si torna in campo per questo secondo tempo tra Tecnoelettronica Teramo e Terraquiglia Carpi. Il punteggio, ricordiamo, con il quale si era chiusa la prima frazione, vede la formazione ospite in vantaggio di 3 reti, 16-13. Andiamo a riassumere il tabellino dell'incontro. Per Teramo hanno realizzato
un gol Leodori, 3 Murri, 6 Vaccaro, 3 Pagano. Mancano le reti di Nikocevic, che in questo primo tempo non è riuscito mai a bucare la porta di Malavasi. Dall'altra parte invece per Carpi, 2 Basic, 4 Di Matteo, 1 Marrochi, 2 Molina, 1 Pieracci, 1 Sperti e 5 Toicic, il migliore dei suoi. Ricomincia questo secondo tempo, il primo possesso sarà nelle mani degli ospiti. Arriva proprio in questo istante il fischio dell'arbitro, ricomincia questo secondo tempo, manovra la formazione di Carpi, il primo possesso con il solito Marrochi, ricordiamo nazionale italiano prelevato da Conversano. Toicic, il tiro e il gol sotto il 7, non può nulla Collevecchio, che fa il suo ritorno tra i pali di Teramo dopo alcune stagioni trascorse in giro per l'Italia e per l'Abruzzo. Ricordiamo nello scorso campionato il portiere di Teramo difendeva i pali di Città Sant'Angelo, non può nulla su questo tiro di Toicic sotto l'incrocio. Carpi che si porta sul più 4, allunga immediatamente la formazione ospite con il sesto gol di Toicic. Pagano da quest'altra parte prova a sfondare centralmente, viene fermato in maniera irregolare, c'è tiro dai 9 metri per Teramo sul punto di battuta Nikocevic, che ripetiamo potrebbe e dovrebbe dare di più, lui che era stato acquistato in estate per sostituire Vuk Milosevic, il capocannoniere del campionato, invece non è riuscito a mettere a segno neanche un gol, perde la palla Leodori, parte il contropiede di Carpi, pallone però troppo lungo, buon per Teramo che può gestire nuovamente questo possesso palla con Murri, buona la sua prestazione fino a questo momento nel primo tempo, 3 reti per lui al suo attivo. Nikocevic, Murri allarga sulla fascia destra sull'ala per Leodori, poi c'è il tiro veloce di Nikocevic completamente sballato, si perde sul fondo, riparte il contropiede di Carpi, il tiro e il gol di Basic, terza marcatura per lui. Carpi che allunga nuovamente, 13-18 in questi primi 3 di minuti di gioco, 2-0 il punteggio parziale in favore degli ospiti. Teramo che adesso dovrà ricucire velocemente lo svantaggio. Murri, il tiro, la parata in plastica di Baschieri, di Malavasi, che nulla può però sul secondo tiro di Leodori, seconda marcatura per lui. Teramo accorcia sul 14-18, meno 4, gioco che viene interrotto tra le proteste del giocatore Carlo Sperti, che ravvisa, invita l'arbitro a far pulire il parquet. Gioco quindi interrotto, si riprende in questo momento, palla nuovamente in mano a Carpi, marcatura uomo, doppia marcatura uomo, Nikocevic su Marrochi e Leodori su Toicic, le tenta tutte da un punto di vista tattico Marcello Fonti per ridurre il passivo della sua formazione. Non riesce questo tentativo per il gol, l'ennesimo gol di Basic. Arrivano anche i 2 minuti nei confronti di Robertino Pagano, la seconda sanzione ai danni del giocatore ex Lazio, dovrà fare quindi attenzione nei prossimi 27 minuti di gioco, perché ricordiamo alla terza esclusione temporanea arriverà il rosso e quindi la doccia anticipata. Meno 5 Teramo che attacca con Nikocevic, Murri prova a staccare, non riesce a concludere, nuovamente Nikocevic per Leodori, deve palleggiare Murri,
non conclude, anzi scusate, si trattava di Gabriele, non conclude, c'è il fallo, tiro dai 9 metri per Teramo, arriva la segnalazione di passivo da parte dell'arbitro, il tiro e il gol di del solito Luca Murri, quarta marcatura per lui, 15-19, buona la penetrazione del giocatore aquilano che riesce a battere Mallavasi. Carpi che adesso torna in attacco, Marrocchi, Toicic nuovamente sull'ala sinistra per il numero 5 che non riesce a controllare. Teramo che quindi può tornare in possesso del pallone, invita Marcello Fonti a gran voce ad attaccare la profondità, ci prova Murri che però viene fermato dall'arbitro per una segnalazione di passi abbastanza dubbia, ci è sembrata almeno a vederla a velocità naturale. Riparte l'azione di Carpi che adesso segna all'angolo basso di sinistra con la solita bomba di Toicic, settima marcatura per lui, non può nulla Matteo Di Marcello, 15-20, si allarga adesso il passivo della formazione di Marcello Fonti, meno 5, c'era stata già un precedente nei minuti passati, sul 10-15 la formazione di Carpi era già riuscita a toccare questo massimo vantaggio. Teramo che adesso manovra, perde palla, Vito Vaccaro non riesce a controllare, può ripartire Carpi che adesso ha l'opportunità per trovare il massimo vantaggio assoluto del suo incontro. Marrocchi per Toicic, stacco il tiro, viene respinto dalla difesa di Teramo che parte in contropiede con Leodori per Vaccaro, il tiro, la traversa, la ribattuta di Nikocevic che però tocca la linea d'area, tutto quindi invalidato, può ripartire Carpi che in contropiede solitario va al gol con il numero 25 Marrocchi, seconda marcatura per lui. Teramo che adesso subisce il massimo svantaggio dell'incontro, arriva la segnalazione di time out, viene chiamato time out da parte della panchina di Marcello Fonti che vuole rifletterci un po' su. Dobbiamo essere sinceri, in questo avvio di secondo tempo la formazione del tecnico di origini siciliane è partita un po' a rilento, ne ha approfittata subito la formazione di Carpi che dal 13-16 con il quale si è concluso il primo tempo adesso si trova sul 15-21 più 5, anzi scusate 21-15 sul più 5. Sprona i suoi a gran voce Marcello Fonti, non si arrende in alcun modo il tecnico biancorosso, invita i suoi giocatori a non mollare, a difendere forte nonostante l'evidente superiorità tecnica, dobbiamo essere sinceri, della formazione di Carpi che ricordiamo è una tra le più accreditate alla vittoria dello scudetto. Riparte in questo momento il gioco, Teramo manovra, 21-15, 23 minuti e 50 alla fine dell'incontro. Vaccaro, Nikocevic ancora a secco, il giocatore montenegrino, viene interrotto il gioco, la segnalazione di Leodori che lamenta il parquet nuovamente bagnato, fa un gran caldo qui al Pala Giorgio Binchi, i giocatori sudano molto, il parquet si sporca facilmente, ecco quindi
giustificati questi continui fischi per pulire il parquet. Riprende in questo momento il gioco, palla in mano a Teramo che manovra con Pagano. Da questi a Nikocevic, ancora Pagano, Murri, si muovono i giocatori di Teramo. Pagano tenta il tiro in questo momento, non inquadra lo specchio di porta, arriva comunque una segnalazione per un'evidente spinta ai danni del giocatore italo-argentino di Teramo, ricordiamo nella scorsa stagione alla Lazio, uno dei quattro nuovi acquisti messi a segno dalla formazione biancorossa. Ricordiamo gli altri sono Marcello Gabriele, Nikocevic e Collevecchio, quattro acquisti che hanno fatto fronte alle due partenze eccellenti che si sono registrate durante quest'estate. Vuk Milosevic e Gonzalo Viskovic, che sono andati entrambi al Cuenca nel campionato spagnolo. Due partenze sicuramente eccellenti. Il giocatore con più esperienza, almeno da un punto di vista anagrafica, il capocannoniere dello scorso girone, dello scorso campionato. L'impatto fino a questo momento con il nuovo campionato di Teramo, dobbiamo essere sinceri, l'impatto di Teramo è tutto sommato positivo, un po' meno lo è quello di Nikocevic. Ancora a secco il tabellino del giocatore montenegrino, recita ancora un mesto zero sotto il punto di vista delle realizzazioni. Murri, Nikocevic, il tiro e il primo gol, arriva proprio in questo momento il primo gol di Nikocevic dopo ben 52 minuti di gioco. Arriva il primo gol di Nikocevic, Teramo che accorcia, ma Carpi non ci sta e ristabilisce nuovamente le distanze con questa penetrazione di Marrochi. C'è un brutto fallo in questo momento di Sperti su Vaccaro. Gioco interrotto, 22-16 il punteggio in favore di Carpi quando mancano 22 minuti e 29 secondi. Gioco interrotto, arriva un giallo nei confronti dell'allenatore di Carpi, Davide Serafini, per proteste. Si spiega il tecnico emiliano con l'arbitro, uno dei due arbitri, ricordiamo la coppia composta da Simone Monitillo della sezione di Altamura. Invita la calma il fischietto pugliese. Alla prossima il tecnico Serafini andrà fuori con un rosso diretto. Riprende il gioco Teramo, Vaccaro per Pagano, Nikocevic, ancora Nikocevic per Pagano, la penetrazione, il tiro e il palo di Gabriele, che anche sfortunato, il rimpallo finisce sui piedi del portiere di Carpi, che può quindi ripartire in contropiede. C'è il fischio abbastanza dubbio per questo fallo su Basic, protesta a gran voce Marcello Fonti, giallo per lui. A nostro avviso il tecnico di Teramo non aveva tutti i torti, visto che la difesa della sua formazione era riuscita a riconquistare palla senza commettere fallo. Questo comunque è il nostro giudizio. L'arbitro ha deciso tutt'altro. Palla a Carpi, che adesso va al tiro con Di Matteo, chiusura di Collevecchio, che è bravo in questo momento. Riparte quindi la formazione di Marcello Fonti, il tiro di Murri, la parata di Malavasi, si lotta al limite dell'area, riconquista palla Teramo che guadagna una punizione, un tiro dai 9 metri. Gabriele
21-23, 22-16 il punteggio. Nikočević per Gabriele, il tiro e la parata di Malavasi sembrava fatta in questa occasione per l'ex capitano di Città Sant'Angelo, che invece ha concluso addosso al portiere di Carpi, che adesso da quest'altra parte attacca con il tiro di Marrocchi, che stacca e insacca sotto l'incrocio alla sinistra dell'incolpevole Collevecchio. 23-16. Si inquieta in panchina Marcello Fonti, le sue sono parole irripetibili. Andiamo comunque avanti nella nostra telecronaca, 20 minuti alla fine. Nikočević, il tiro, la parata di Malavasi che fa ripartire l'immediato contropiede di Sperti, da questi a Basic che non controlla, si perde questa azione offensiva di Carpi. Teramo può ripartire, Nikočević lungo per Leodori, il tiro e la parata ancora di Malavasi con la coscia, di nuovo chiude la saracinesca l'estremo di Carpi. Carpi che adesso attacca, non c'è soluzione di continuità, errore in fase di impostazione da parte di Marrocchi. Collevecchio per poco non combina una frittata, riesce in qualche modo a salvarsi e a far ripartire l'azione dei propri compagni. Nikočević per Pagano, ancora Nikočević. Manovra Teramo, prova la penetrazione, Pagano viene fermato irregolarmente da Basic. Punizione da 9 metri per Teramo. Nikočević per Murri, ancora Nikočević, allarga sulla sinistra per un compagno, non riesce poi a controllare la sfera. Nikočević, riparte il contropiede di Carpi, il tiro e il gol di Sperti. Il gol di Sperti, il secondo dell'incontro, realizzato dal giocatore ex casarano. 24-16, più 8 Carpi, che adesso sta dilagando. Massimo vantaggio dell'incontro per la formazione carpigiana. Nulla può la formazione di Marcello Fonti, nonostante i tentativi di usufruire di tutta la propria panchina da parte del tecnico biancorosso, entrato in questi ultimi minuti anche Barbuti. Nikočević manovra, Murri, il tiro viene rimpallato in qualche modo dalla difesa di Carpi, che adesso parte in contropiede solitario con il numero 5 Di Matteo, che tenta una girella chiusa con i piedi da Collevecchio. Può ripartire la manovra di Teramo da quest'altra parte. Nikočević rallenta il ritmo, il giocatore montenegrino. Sulla destra è entrato anche il numero 97 Di Giulio. Entrano anche i baby della formazione di Marcello Fonti, è uscito Leodori. Murri per Nikočević, che viene fermato irregolarmente. 9 metri per Teramo, che attaccherà sotto passivo, il tiro di Murri, la parata di Malavasi. È nuovamente bravo il portiere di Carpi, che adesso attacca con il tiro e il gol del numero 8, il numero 18 Polito. Arriva il secondo e ultimo time out di questa ripresa, chiamato da Teramo, time out di Teramo sul 25-16. Mancano 16 minuti e 56, in questo momento il punteggio sembra praticamente scontato, sembra praticamente scontata la vittoria di Carpi, più 9
16 a 25 in questa ripresa. La formazione di Davide Serafini sta avendo il maggior tasso tecnico e la maggior forza fisica rispetto all'11 di Marcello Fonti, che sta dimostrando tanta buona volontà ma ancora qualche limite di troppo contro formazioni di questo genere. Non si può, di questa caratura non si può sbagliare praticamente nulla. Dopo un primo tempo quindi che si è chiuso sul 16 a 13, adesso il punteggio vede la formazione ospite avanti 25 a 16. Minuti e 56 secondi alla fine di questo secondo tempo. Teramo sotto di 9 con la palla in mano. La formazione di Marcello Fonti dovrà cercare di rendere quanto più possibile onorevole questa sconfitta. Sconfitta che, ripetiamo, ci può, alla vigilia ci poteva stare tutta, poteva essere pronosticabile vista la forza del Terraquiglia Carpi, una tra le formazioni più forti dell'intero torneo. Gli emiliani, ricordiamo, hanno acquistato Baschiesi, Toicic e Basic. Viene interrotto intanto in questo momento il cronometro per permettere i soccorsi a Murri e Polito, che sono entrati in contatto con le teste. Perde sangue il giocatore di Carpi, sangue ci sembra probabilmente dal naso. Nulla di grave comunque per lui. Dicevamo, Carpi durante l'estate si è rafforzata con gli arrivi di Baschieri, Sperti, ex Conversano, Marrocchi, anche lui ex Conversano, i due stranieri italo-croati, Toicic e Basic, prelevati dal Al-Ahli, formazione del campionato catariota. Entrambi comunque avevano delle esperienze nella Champions League con le formazioni di Zagabria e del Bosna-Gas. Teramo che in questo momento attacca con il tiro di Pagano, palla che si insacca sotto l'incrocio, gol per il giocatore di Teramo. Quarta marcatura per lui, la prima di questo secondo tempo. Teramo che quindi accorcia 25 a 17 quando mancano 15 minuti alla fine di questo incontro. Carpi non ha nessuna fretta di accelerare. Toicic stacca, spara però lontanissimo dal palo sinistro difeso da Matteo Di Marcello. Riparte Teramo in contropiede con Vito Vaccaro, da questi a Biagio, a Robertino Pagano, che subisce fallo. Tiro dai 9 metri battuto da Gabriele. Teramo può manovrare con Nikocevic, Leodori, ancora Nikocevic. Si muovono i centrali e i terzini di Teramo. Il tiro centrale di Nikocevic, nessun problema per Malavasi, che fa ripartire il contropiede dei suoi. Molina allarga male sull'ala destra, non riesce a controllare il compagno. Può ripartire quindi Teramo con questo servizio di Vaccaro che arriva a destinazione tra le mani di Murri, che subisce fallo. Anzi, scusate, si trattava di Santucci che subisce fallo. Santucci che in questo momento passa a Nikocevic, da questi a Pagano che subisce fallo in fase di conclusione. Tiro dai 9 metri per Teramo. Nikocevic sbaglia completamente l'apertura sull'ala destra per
Santucci, il pallone termina direttamente fuori, riparte Carpi che tiene il possesso palla senza spingere. Ricordiamo minuto e punteggio, 25-17 per la formazione emiliana, mancano 13 minuti e 46 alla fine di questo secondo tempo. Vittoria per Carpi che sembra ormai in ghiaccio anche alla luce della differenza tecnica che c'è tra le due formazioni. Arriva un altro gol del numero 14 Molina, allunga nuovamente Carpi, più 9. Quando mancano, ricordiamo, 13 minuti alla fine di questo incontro. Baccaro prova ad andare via al rispettivo avversario, non ci riesce, c'è comunque punizione. Per punizione già battuta per il tiro di Pagano, Malavasi chiude nuovamente e fa ripartire l'azione dei suoi. Pieracci per il servizio sull'ala sinistra, il tiro di Toicic chiuso in qualche modo da Matteo Di Marcello, pallone che finisce in fallo laterale, rimessa già battuta da Carpi. Marrochi per Toicic, Basic, Marrochi allarga sulla l'ala sinistra per il tiro di Matteo che non inquadra lo specchio di porta, pallone che termina direttamente fuori, può ripartire quindi Teramo con questo servizio per Murri che viene chiuso fallosamente. Entra intanto Barbuti, esce il numero 9 Nikocevic, ripetiamo, sostanzialmente deludente la sua prestazione fino a questo momento. 41 minuti di gioco, solo una marcatura per lui, troppo poco per sperare di sostituire il capocannoniere dello scorso campionato Vuk Milosevic. Carpi intanto recupera palla e riparte in contropiede con il numero 18 Polito che subisce fallo. Non ha nessuna fretta adesso la formazione di Carpi. Esce proprio il numero 18 Polito, entra il numero 19 Sperti che si va a piazzare sull'ala destra. Penetrazione fallosa di Marrochi. Il numero 25 commette fallo di sfondamento. Resta a terra un giocatore di Teramo. Ci sembra probabilmente Santucci. Entra il fisioterapista di Teramo per permettere i soccorsi al giocatore biancorosso che si rialza in questo momento. Si lamenta per una gomitata il giocatore numero 7 di Teramo. Esce Santucci, al suo posto rientra Murri. Il giocatore di Teramo ha un bernoccolo in testa, quindi non può continuare almeno nell'immediato. Teramo che adesso attacca, il tiro da girella di Vaccaro che viene chiusa dal portiere Malavasi, riparte il contropiede di Carpi, il tiro e il gol di Molina, quarta marcatura per lui, 27-17, più 10 Carpi che tocca il massimo vantaggio dell'incontro. Viene interrotto il gioco per asciugare nuovamente il parquet, 10 minuti alla fine, partita che è sostanzialmente chiusa. Bisogna soltanto attendere il punteggio finale, per il resto la vittoria di Carpi è netta, è assolutamente indiscutibile, non appena la formazione emiliana ha spinto un po' sull'acceleratore. Il punteggio si è dilatato a dismisura
segno comunque che c'è una grossa differenza di valori tecnici e fisici tra le due formazioni, nonostante la buona volontà. Vaccaro e compagni nulla hanno potuto per sbarrare la strada alla formazione di Carpi, che adesso può nuovamente attaccare. Pieracci per Tojicic, ancora Pieracci. Vaccaro tenta di rubare questa palla, non ci riesce, resta nelle mani di Molina che non ci pensa su, gran botte, palla all'angolino basso alla sinistra di Matteo Di Marcello, quinta marcatura per lui, 28 a 17 più 11 Carpi, nuovo massimo vantaggio dell'incontro. Nikočević da quest'altra parte, manovra lui per la formazione biancorossa, prova il l'1 più 1, il numero 4 Barbuti viene esteso in maniera assolutamente fallosa dalla difesa di Carpi, l'arbitro fischia punizione ma non ravvisa nessuna irregolarità. Il giovane giocatore biancorosso è costretto ad abbandonare il campo a causa di un problema fisico, zoppica leggermente sulla gamba destra, speriamo che non sia assolutamente nulla di grave. Al suo posto rientra in campo Vito Vaccaro. 8:40 alla fine di questo incontro. Pagano, la penetrazione, il gol, 28 a 18. Quinta marcatura per lui. Si fa soccorrere intanto in panchina Barbuti. Non dovrebbe essere nulla di grave. Nel frattempo Carpi continua ad attaccare con il numero 2 Piccinini, ne è entrato, pallone che arriva a Pieracci, tenta la penetrazione, viene esteso irregolarmente, c'è tiro di rigore per la formazione ospite. Dai 7 metri andrà la battuta, il numero 5 Di Matteo. La battuta, il tiro, il gol, Di Marcello tocca ma non riesce ad evitare la quinta marcatura dell'incontro, 29 a 18, ormai è una collezione di massimi vantaggi quella che sta mettendo in fila Carpi in questi ultimi minuti di gara, più 11, ricordiamo che il primo tempo si era chiuso sul 16 a 13, quindi sul più 3 in favore degli ospiti, adesso siamo sul 29 a 18 quando mancano 7 minuti e 15 alla fine di questa gara che ormai, ripetiamo, ha poco nulla da dire. La penetrazione, il tiro di Murri, il pallone termina sul fondo, riparte nuovamente Carpi. Pieracci per Molina, il tiro, la traversa, il pallone che rimpalla dentro il campo, l'arbitro poi ravvisa una scorrettezza di Matteo, può ripartire quindi Teramo. Vaccaro sull'ala sinistra per Pagano, il servizio in posizione di pivot per Marcello Gabriele che subisce fallo, ci sarà tiro di rigore per Teramo. Viene incaricato Vito Vaccaro della battuta, l'ordine arriva direttamente dalla panchina da mister Marcello Fonti. Sarà quindi Vito Vaccaro l'incaricato di questa battuta a rete. 6 reti fino a questo momento per lui, avrà l'occasione per segnare la settima rete, la prima di questo secondo tempo. Il tiro, il gol, pallone che entra delicatamente in rete, non può nulla Malavasi che pure in questo secondo tempo aveva giocato molto bene, aveva parato diverse conclusioni. Entra nuovamente in campo il giovane Di Giulio.
Carpi nel frattempo manovra con il numero 2 Piccinini, che subisce proprio il fallo proprio da Di Giulio. Pieracci, il tiro e il gol, seconda marcatura per lui, 30-19. Ancora più 11 per Carpi quando mancano 5 minuti e 30 secondi alla fine di questa partita. Teramo perde palla in attacco, può ripartire il contropiede di Carpi, servizio per Sperti, il contropiede, il tiro, pallone che non inquadra lo specchio di porta, buon per Teramo che vede così il punteggio sempre. Intanto c'è il contropiede, arriva in questo momento il gol di Pieracci, il terzo gol per lui. Dicevamo, il punteggio non si stava dilatando, si dilata ulteriormente in questo momento, 31-19, nuovo massimo vantaggio per Carpi, più 12 a 4,53 dalla fine. Nikocevic, Murri, Nikocevic, c'è in campo anche il giovane Valeri che in questo momento perde palla, al suo posto è uscito Leodori. Riparte Carpi che manovra in avanti con il tiro del numero 2 Piccinini, che conclusione che colpisce la traversa, poi finisce la palla, finisce in fallo laterale, rimessa laterale per Carpi. Protesta Marcello Fonti, non aveva visto il tocco del proprio portiere. C'è la penetrazione in questo momento di Pieracci, lo sfondamento da parte del terzino di Carpi. Teramo può ripartire in contropiede con Valeri, da questi a Murri che viene fermato fallosamente. Tiro dai 9 metri, Nikocevic per Murri, da questi sull'ala destra per Di Giulio che viene maltrattato dal numero 6 Pieracci. Il giovane giocatore di Teramo, ricordiamo, classe 97, 4 agosto 1997, 16 anni in campo in prima divisione nazionale, il futuro è suo. Arriva nel frattempo una segnalazione di 2 minuti ai danni del numero 24 Basic, seconda esclusione temporanea per lui. Mancano 3 minuti e 20 secondi alla fine, 31-19 per Carpi. Si attende ormai solo la sirena finale e il punteggio con il di chiusura. Murri commette infrazione in fase di palleggio, può ripartire Carpi. Pieracci, Piccinini, Pieracci prova la penetrazione, commette fallo di sfondamento. Tra le proteste del tecnico della panchina ospite Davide Serafini, parte il contropiede di Teramo, il tiro di Valeri viene comunque tutto invalidato dal fischio dell'arbitro. Ricordiamo la coppia Simone Monitillo di Altamura. Teramo che adesso manovra con Leodori, Nikocevic perde palla, parte il contropiede di Carpi con il tiro, la traversa di Sperti, la nuova conclusione del numero 5 Di Matteo, sesto gol per lui, 32-19. Quando mancano 1 minuto e 50 alla fine della gara, altro nuovo vantaggio ospite, più 13. 1 minuto e 40 alla fine, si attende solo la sirena finale. Valeri, il tiro e il gol. C'è una buona notizia in questo finale di gara, il primo gol in carriera in Serie A per il giovane Valeri,
il numero 13, il riccioluto numero 13 di Teramo, mette segno il primo gol del suo incontro. Quirino Adriano Valeri, classe 94, terzino sinistro, primo gol in carriera per lui nella massima divisione di pallamano, di handball. Riparte il contropiede di Teramo per questo intercetto di Vaccaro, il tiro, il gol in pallonetto. Teramo che rende più onorevole questa sconfitta proprio nei minuti finali. Ottava marcatura per Vito Vaccaro, 32-21. A 40 secondi alla fine dell'incontro. Carpi perde nuovamente palla, riparte il contropiede di Di Giulio che viene fermato con una trattenuta da Tergo. Ci potevano stare i due minuti ai danni del numero 2 di Carpi, l'arbitro lascia continuare senza prendere sanzioni disciplinari. Nikocevic, 8 secondi alla fine, 32-21, il tiro e il gol di Valeri, la seconda marcatura per lui. Finisce 32-22 questo incontro, più 10 per Carpi che ha dominato in lungo e in largo. Non appena ha spinto sull'acceleratore la formazione emiliana ha fatto capire perché è tra le squadre maggiormente accreditate alla vittoria dello scudetto. Tanta buona volontà invece da parte della formazione di Marcello Fonti, ma non c'è stato nulla da fare. Da segnalare la brutta prestazione di Nikocevic, autore soltanto di una marcatura. Il migliore invece di Teramo è stato Vaccaro con 8 reti. Per questa partita è tutto, ricordiamo il punteggio finale: Terraquiglia Carpi batte Tecnoelettronica Teramo 32-22. Francesco Graduato per il commento e Roberto Pulimanti per le riprese. Vi auguro buon proseguimento di serata con i programmi di Teleponte.